sia la novità di questa famiglia che investe nella conoscenza. Quindi gli strumenti di lavoro a fianco dei libri che danno l'idea della inquietudine culturale di questa famiglia. Vigilio era in carcere nel 42. Porto della famiglia nel 1945. E tu come sei? Posso dire che il popolo italiano, qui, questa è la sua casa, la casa della democrazia, la casa della fiducia, la casa dell'accoglienza. Si percepisce quando entri qui la tensione morale. Un Papa Cervi che dice dopo un raccolto ne viene un altro, e che è la metafora dell'Italia che vuole raccogliere qualcosa che venga animato da tensione morale, credo sia ora. Questa non è una casa del passato, questa è una casa viva. Rendiamola ogni giorno viva insieme.